Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se sentite la mia voce capirete che sono un po' raffreddato. Forse sono allergico all'autunno, vuol dire boh, perché appena è entrato il 21 settembre, quindi l'autunno, mi è venuto un mal di gola pazzesco e subito dopo un'influenza pazzesca. Non lo so, sarò allergico. Comunque mi è venuta una fonte di ispirazione da questo problema, chiamiamolo così. Sì, perché vorrei parlarvi di come sia bruttissimo avere il raffreddore per uno youtuber. Ovviamente la voce è il punto forte di ogni video che si carica su YouTube, qualora si tratti di videogiochi in questo caso. E quando si ha il raffreddore, che comprende anche il mal di gola e nel mio caso anche capacità espressive ridotte, perché non riesco ad esprimermi a meglio, cioè sembro tipo mezzo ritardato, comunque viene molto difficile fare un video perché non si può parlare, appunto essendo la voce il pezzo forte. Nel mio caso, vabbè, non è un raffreddore molto pesante perché cioè riesco a respirare, riesco a sentire gli odori, quindi non è un problema. Ma nel caso si ha un raffreddore davvero pesante, nel quale si parla tipo emigrato dei paesi del Medio Oriente, del tipo ehi fratello, cioè il video non viene bello. Se tu ad esempio hai la voglia di fare un video spettacolare che tratta un argomento, non so, superlativo, cioè nel senso bellissimo, non puoi farlo in questo caso. Se poi magari ti dura 2-3 giorni, vabbè, ma lo fai 3 giorni di ritardo, fa nulla. Ma se ci sono, come nel mio caso, a volte mi dura anche 2 settimane, così è davvero impossibile fare un video. Se ad esempio si vuole fare un video per una community channel, oppure si vuole fare un video per non so, magari un video speciale, un video più bello del solito, c'è il fattore naso chiuso che te lo impedisce e di conseguenza beh il video non è bello come si aspetti. Poi si aggiunge il fattore rompipalle, perché ovviamente la gente non ti apprezza per quello che dici, ma ti apprezza solo per la voce. In questo caso, se tu non dici ho il raffreddore, uno proprio ti scopre con questo video, dice ma che cavolo sei tu, che voce hai, sempre il Luca Laurenti. Cioè a me mi è capitato tipo di dire, uno mi ha detto ma parli che sembri che fai gagarismi. Oh, io che ci posso fare, non è che è colpa mia, così mi ha fatto madre natura. Se io faccio sembro che poi non c'entrano nulla i gargarismi, però se sembra che parli con tipo che facessi i gargarismi, ok, vabbè, mi sto dilungando un po' troppo dal discorso principale. E vorrei dire che oltre a fattore voce si aggiunge anche fattore cerebrale, nel senso, oddio, detto cerebrale sembra deve morire questo qui, comunque fattore cerebrale nel senso che non hai più idee, non sei più ispirato dal fare un video, perché il muco del naso ce l'ha anche dentro il cervello e ti occupa tutto il cervello, non riesce a farti ragionare. Quindi se magari vuoi fare un video più bello del solito a livello proprio di giocabilità, così non puoi farlo perché è sempre il fattore influenza che è contro di noi. Se poi al tutto si aggiunge anche la febbre, in poche parole possiamo abbandonare il nostro canale YouTube. A meno che non siamo pezzi forti che riusciamo a sostenere l'influenza, la febbre anche a 40, vabbè, non c'è problema. Ma voi immaginatevi uno che ha la febbre come parla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, che sarà su, insomma, non è proprio così, tomoscio e non è il massimo purtroppo, cioè non sarà il massimo. Quindi possiamo affermare, grazie a questi esempi che vi ho fatto, che il raffreddore è il nemico principale degli youtuber, se sia che questi trattino videogiochi, sia che questi facciano altri tipi di video nel quale mettono la propria voce. Quindi ragazzi, con questo video vi ho spiegato un po' come sto io, almeno con la mia voce, così almeno ho preso un argomento che ci sta con la mia voce più brutta del solito. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi gusta e ci sentiamo con un prossimo video. Ciao ciao!